Ciao ragazzi, oggi ci imbattiamo nella sostituzione di una tapparella. Adesso abbiamo una tapparella in PVC, l'ho comprata in alluminio, se non ho sbagliato a prendere le misure, dovremmo essere a posto. La prima cosa da fare, togliamo di ferma tapparella. È un cacciavite a taglio, lo faccio anche vedere. Questo serve quando tirate sulla tapparella, non si srotola. Ok, sotto sono due, una a destra e una a sinistra. Sotto anche il secondo. Ok, adesso io questa tapparella si è rotta, mi sono scocciato, questi PVC ogni 3x2 si rompono. E voglio provarla in alluminio. Adesso ho messo un cartone sotto che me la tiene un po' alta, ma che mi aiuta ad avvolgere. Coperchio staccato. Ho messo materiale per tentare un po' il caffaritore un po' meno freddo. Lana di roccia, una pellicola di alluminio. È già staccata perché è rotta. Qualcosa di più lungo. Spessore più alto. Trovo uno spessore da mettere sotto un libro. Bel libro. È sempre bene. Bene, la tapparella l'abbiamo tolta, le PVC sono un po' pesantine. Adesso questa sembra un po' più leggera,
Vediamo cosa abbiamo. Questa siamo fatta fare su misura. Io ho preso come misura l'interno delle guide, che era 155, ho tolto un centimetro, l'ho fatta fare 154 per evitare che magari sfreghi contro le guide. Poi ho preso la misura dal davanzale alla parte alta della finestra, ho aggiunto 20 centimetri in modo da avere un po' di bacchetta in più. Non ho sbagliato, comunque alla fine mi avevano chiesto 400 euro per cambiarla. Io ho pagato stamparella 170 euro, me la cambio da sola. È vero che magari non tutti sono predisposti ai lavori manuali, ma 230 euro in meno comodo a tutti. Poi riesco a montarla, non riesco a montarla mi toccherà pagare qualcuno che la monta. Adesso mi sdraio, l'apro e sembra bellina, è alluminio. Tutta coibentata. Imballata anche bene. Bell'imballaggio. Avete pazienza, eh? Non sono sparito, mi sono abbassato. Cercando di aprire l'imballaggio, e direi che l'imballaggio è eccezionale, perché questo qua neanche se ti cade da quinto piano. Attendete, arriverò, non preoccupatevi. L'ultimo pezzettino, spero che sia già rotolata in modo verso giusto. Ben infilare dentro. Ok, mi è sballata. È proprio bella, bianca. Mi hanno fatto, sembra fatto bene. Fai sui lati la plastica in modo che non si rovina. All'interno di ogni bacchetta è coibentata. Io spero che la misura finita sia 150. Ma scusate, 154. A livello di peso, come che pesi la metà. Carino. Adesso andiamo a buttarla dentro. Ok, adesso andiamo a centrare le guide.
questo qua è la cosa più difficile da fare. Però ho detto che, boh, visto che è leggera, no, benissimo, metterla anche sopra così, è bella. La migliore va benissimo. Siamo arrivati al nostro libro. La misura non l'abbiamo sbagliata, sono contento. Ecco fatto. Wow, bellissimo effetto, leggerissima. Vi ricordatevi che la cultura serve sempre. Leggete. Adesso ci montiamo i nostri nuovi, visto che ce li hanno dati nuovi, li mettiamo nuovi. In tinta con la tapparella, bianchi. E sono proprio contento. Vediamo un po' di imballaggio che c'è in giro, che ci uscisce il lavoro. Andiamo a montare il ferma tapparella. Belli, belli, belli. Guarda che becchiamo il buco. Ok, il buco l'abbiamo preso. Ok, una serrata. Muovendo a destra e a sinistra la tapparella resta dentro le guide. Che vuol dire che è una misura che ho fatto perfetta. Mettiamo il secondo per la tapparella. Sono contento perché non mi aspettavo che l'estremo delle guide abbia. Facciamo ancora un po' di spessore, non si sa mai. La tapparella ce l'abbiamo ancora. Ah, addirittura sono in omaggio anche i ganci. No. Per sicurezza faccio uno spessore da infilare dopo le mani. Tapparella è già fornita delle guide scorrevoli, ma io le tolgo perché non mi piace. A saperlo si potevano anche tenere, però non sono mai detto niente. All'interno ho trovato filati in alluminio di quelle corde, ma io non le uso. Uso i miei, che sono tutto metallo. Tre, guardi. Andiamo a montarli. Penso che siano uguali. Perfetto, uguale.
due, io ne metto tre, loro ne hanno messo due, ma io ne metto tre. Tre sono meglio di due. Ok, adesso penso che. Ok, adesso ci resta solo che agganciare e lavoro riuscito.